ufficialmente riaperto i venerdì. Insomma, veramente un appuntamento ormai già imperdibile questa sera con la console a cura del nostro Gigi Squillante. Non significa che però io sia vecchio, no, assolutamente no, perché anche perché se io dovrei invecchiare anch'io non va bene. Poi chi ha un cuore giovane non invecchia mai. Bravo, sono d'accordo. Vedi Enzo Pellegrino, ma vabbè, lui c'ha proprio l'elisir di lunga vita, quelle cose lì, sai. Allora, che vuoi sapere? No, vabbè, io ovviamente... Come stai andando? Io? Su, va bene, sei brava. Va tutto bene? No, dico, va tutto bene. Sì, va tutto bene. Ho fatto i compiti a casa, mi hanno dato un buon voto. La Fornace. Non è la prima volta. È la prima o non è la prima? È la mia prima volta. Ah, è la tua prima volta. Gigi, è la tua prima volta.
mi hai preso in un momento, voglio dire, di... No, vabbè, ma io l'ho fatta apposta. No, no, dico, mi hai preso in un momento molto particolare. Nel okay, senso che... No, no, è che la prima... Fornace... Quella della prima volta, e quindi, essendo la prima volta, sono molto timido. Certo, tu stai nella prima volta. Non lo so immaginare. Comunque la risposta sicuramente è ottima e soprattutto c'è un bel clima. No, devo dire, io conosco bene il territorio del Cilento, quindi di Agropoli, e la Fornace mi ha anche stupito, perché al di là del by night, che comunque non è soltanto estivo ma anche invernale, ripeto, io lo conosco bene, tanti gruppi, tante comitive di Agropoli, Capaccio, Santa Maria si spostano in discoteca, però oggi la Fornace è diventato veramente un punto di forza, è una struttura bellissima, io sono rimasto stupito per il sound system, per il servizio, per l'accoglienza, il mega parcheggio, è una condizione sicuramente vincente, ci voleva qualcosa in questo territorio, ma credo che ci voglia anche a Salerno, ci voglia anche in altre posti, cioè un disco bar che sia un vero disco bar e non un metro per un metro e ce lo vogliamo vendere come un disco bar. Qui c'è, ripeto, c'è una bellissima accoglienza, c'è della qualità e questo è importante. Ed infatti io sono convinta, ed è così del resto, che prende un buon bacino proprio la Fornace, perché arriva gente da Salerno e non solo, arrivano veramente un po' dovunque. Ma poi ogni struttura credo che abbia un riferimento, qui la proprietà che è Angelo Ziccardo, è una persona di grande ospitalità, è presente, è tra le persone e quindi credo che questo sia un altro punto di forza, perché la qualità della linea di comando è fondamentale. Poi la direzione artistica del mio amico Francesco Giordano, che non si fa scappare nulla, venerdì, sabato, cioè lui è sempre sul pezzo, anche lui è un Highlander del by night. Allora Gigi, io in questo momento sono indecisa se il saluto finale lo devo fare guardando la mia telecamera o la tua, scegli. No, guarda, io cerco di condividere le cose belle che faccio, tu fallo alla tua telecamera. E allora grazie Gigi Squillante, ancora tanta musica con te, grazie. Grazie a voi.
Perché lo sai che io amo stare dietro le quinte. Bene. Quindi no, io allora, mettiti dietro a Rosario, vai, mettiti dietro a Rosario. Rosario lo sa. Io e Rosario lavoriamo sempre dietro le quinte. Mai. Rosario è il buon Vignes qui, insiste per venire alle tue spalle. Non so se Rosario però è convinto, non so se vi approva. Perché io cerco di prendere sempre una panoramica. Io sempre preferisco che mi vini avanti e non dare, cioè non lo so, poi vabbè, comunque. Questione di punti di vista. Bravo, questione di punti di vista. No, amo sempre stare dietro le situazioni che accadono, perché io racconto quello che succede durante la notte. Allora, raccontami questa notte qui alla Fornace. Beh, questa notte alla Fornace mi ha sorpreso, perché pensavo che, diciamo, il fenomeno del divertimento si fosse un po' spento, invece no, come puoi vedere no. Ci si diverte, si sta bene, fortunatamente la temperatura è ancora ottimale per potersi divertire. Un locale che sicuramente permette la chiacchiera, sai, chiacchierare tra amici, divertirsi, sì. Poi Gigi è una garanzia, cioè non devo dire nulla. E allora noi lo dobbiamo raccontare, lo dobbiamo vivere e condividere, questa io, è la Fornace. Con le immagini, poi con le foto, poi con le immagini, quindi. Siccome Vignes è abituato a fare le foto, finalmente c'è qualcuno che gliele fa, cioè. Esattamente, ne avevamo capitato. Dopo le mettiamo alla prova, facciamo un test e vediamo se sono piaciute. La Fornace come va? Bene. È un bel posto, ci sta bene. Voi non siete nuove della Fornace, venite da tempo. No, noi seguiamo il gruppo, del team Squillante Vignes, quindi seguiamo loro. Ah, voi seguite Vignes, ormai è proprio un divo lui, è una guest star, cioè dove va va c'ha proprio le fan che lo seguono. E allora ringraziamo Vignes perché questa sera vi ha portato in un posto... Grazie Davide! Vi ha portato in un posto pazzesco questa sera. Bellissimo, bellissimo. E buonasera, Agropoli ci unisce sempre in un modo o nell'altro. Buonasera. Lui abbronzato tutto l'anno fa un'invidia pazzesca. Ah. Finché posso vado al mare, amo il mare. L'odore del mare mi fa stare bene. Ma anche il sole, insomma. Abbastanza. Comunque, finalmente la Fornace, ci ritroviamo, ci risiamo, riprendiamo carichissimi. Super. Bella, sì, diciamo che dopo aver lanciato bene il sabato diciamo la Fornace è il punto di riferimento di tutto il Cilento, adesso stasera abbiamo iniziato con dei venerdì di qualità, di musica di qualità, con la musica del mio amico Gigi, sperando che anche il venerdì possa soddisfare l'utenza cilentana. Cerchiamo di essere un punto di ritrovo, non siamo una discoteca, assolutamente, non siamo un bar normale, siamo un bar che cerca di offrire una buona musica, un buon prodotto di beverage, cerchiamo di dare il massimo e di essere un punto di ritrovo, un punto di dove le persone si ritrovano, come ci siamo ritrovati e te, e possono conversare. E allora io direi che per noi è diventato appuntamento fisso, il venerdì ci ritroviamo alla Fornace. Perfetto, speriamo che oltre a voi alla Fornace il venerdì si ritrovino in tanti. Appuntamento ovviamente per tutti, Scusate, mi fanno segno dall'alto, mi dicono guarda lì giù c'è qualcuno, c'è qualcuno. Guarda, c'è Antonio Russo, vieni qua, via di Minella, eccola qua. Eccolo, il fratello di Mirella. Sono sempre il fratello, buonasera. Sempre il famosissimo fratello di Mirella. Allora. No, non cresciamo, pure io sono il fratello di Mirella. Voi, gente della notte, che di giorno fate finta di lavorare, ma in realtà siete gente della notte. Questa è ragione, soprattutto lui è il numero uno. Lui è proprio veramente l'uomo della notte. Lui anche quando deve fare i lavori da giorno li fa comunque di notte. Cioè, delle 11 di sera ti dice no ragazzi, mi devo ritirare, se è fatto tardi perché vado a casa a lavorare, non perché vado a casa a dormire. Rigorosamente. È vero, è verissimo. Alle 11 si può andare a lavorare a casa quando non c'è la Fornace. Quando c'è la Fornace, tutti alla Fornace, non c'è niente che tenga. Quando c'è Gigi Squillante è ancora meglio, bravo. Tu venerdì, sabato, domenica, tu la movida ce l'hai dentro proprio. Io sono sempre qui alla Fornace tutte le sere, mi vengo sempre ad ubriacare qua. Va bene.
Questa ci piace, però non porti la macchina. Non lo dite a mamma. Perché abita qua praticamente. Non lo dite a mamma. Scherzi. A mamma no. Lo diciamo alla sorella, mica la mamma. Mamma, a proposito, facciamo tanti auguri a Mirella Russo. Bravo. Tanti auguri. Che proprio oggi il compleanno. Compleanno di Mirella Russo. Quindi io le ho detto, vieni. Non lo so se verrà. Non penso, perché domani sera sarà la serata finale. Questo compleanno quest'anno è durato una settimana, quindi... Vabbè, insomma, sarà un po' stanca, la capisco. Va bene, dai. Allora, venerdì prossimo riavremo Mirella e potremo continuare a festeggiare il suo compleanno a oltranza. Ma di che stavi parlando? La programmazione di Cuccio, che è un cantante di Acropoli molto... Una volta si chiamavano Dry Dock, erano molto bravi. Si chiamavano? I Dock Rock. Dock Rock, perfetto. Dry Dock, sbagliato, è il nome di un locale di Napoli. Quando li avremo qui? E hanno fatto anche Sanremo, eh? Hanno fatto Sanremo. Il 21 ottobre saranno qui. Il 31 ottobre. Ah, 31 ottobre. Ok, ad Halloween. Ci vediamo qui. Ok. Bene. Chi avremo qui? Cuccio. E che spettacolo faranno? Live music. Ah, ok, live music. È live. Il venerdì alla Fornace, come potremmo definirlo? Esplosivo. Eccomi! Allora, potrei fare un giro, me lo potrei fare di... È fantastico qui il bancone. La zona dei cocktail. Zona dei cocktail. C'è lui e c'è lei, vedete? C'è una doppia postazione, ok. E io bevo acqua naturale e poi mi faccio fare anche un bel cocktail. Sì. Però ho pensato, voglio fare un gioco. Sì. Tu lo cominci e lei lo finisce. Lo stesso cocktail. E vediamo se indovina qual è. Vediamo. Proviamo, glielo vado a dire, aspetta. Allora ti dico in cosa consiste il gioco. Lui comincia il cocktail e tu lo devi finire. Ci stai? O vuoi fare il contrario? Cioè tu lo cominci e lui lo finisce? Ma io vedendo già quello che sta facendo penso sia un cocktail martini. Non lo so, aspetta, vado a vedere. Tu lo devi finire. Vai. Allora tu dimmi che cos'è adesso. Vodka sour. Un? Vodka sour. E lo dedichiamo dal fondo. No, non glielo dico. Non glielo dico. Allora, un vodka sour, ragazzi, noi non glielo diciamo. Prego. A lei non lo diciamo che cos'è e lei adesso lo deve continuare. Vediamo se ha indovinato che cocktail è. Vediamo. Questo lo dedichiamo ad Alfonso Tortora. Lo dedichiamo ad Alfonso Tortora. Alfonsino, noi te lo dedichiamo pensando a te che ti sei sposato e al tuo viaggio di nozze. Vai, tocca a te. Vai, puoi andare lì se vuoi. Cosa hai messo? Completare. Cosa ho messo? Vodka. Ti ha messo, prova a sentire l'odore. No. Vodka e martini. Senza strine. Vediamo se hai indovinato qual è il cocktail. Qual è il cocktail? Vodka sour. Brava, hai indovinato. Ce li abbiamo solo noi ragazzi alla Fornace. Adoro. La prossima volta facciamo il contrario. Tu cominci e lui finisce. Perfetto, mi piace questo gioco. Adesso me lo bevo? Perfetto. Complimenti. Cosa vuoi dire? A cosa? Dillo, di la verità, di la verità. La verità su tutta cosa? La verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Lo giuro cosa? La Fornace. La Fornace? È un bel locale. Ah, bravo, hai visto? Indovinato. Lei è una delle mie migliori amiche. La voglio presentare, non l'ho portata apposta perché è una bellissima ragazza e soprattutto vive la notte in maniera a 360 gradi. A 360 gradi, come la notte Fornace. Vabbè, sicuramente sono delle bellissime serate, non sono cambiate nel corso della primavera, dell'estate. E spero vadano bene anche per questo inverno, me lo auguro, soprattutto per Angelo che lo conosco, quindi anche auguro perché, il meglio. Anche perché per noi diciamo è un punto di riferimento il venerdì, quindi... Vabbè sì, certo, comunque è un bel locale, alla fine di meglio almeno qui in zona non si trova, quindi sì, è un bel punto di riferimento, è grande, accogliente, c'è bella gente, una bella organizzazione, quindi il top, ecco. Ti volevo fare perlomeno gli auguri.
auguri, perché comunque abbiamo ripreso venerdì, quindi dico gli auguri vanno fatti a tutta la family. Posso interpellare un mio amico? Sì, interpella, interpella. Vieni amico. Amico, uomo della notte, uomo della fornace, di qualcosa alle telecamere di stress di notte. È una serata molto bella, ci sono un sacco di amici e venite alla fornace tutti i venerdì. Gives me desire, just you can give that fire. But baby, can't you see, you are the only one for me. Certo, vabbè, siamo in un bar, nel miglior bar di Agropoli, tra i migliori della provincia di Salerno e provincia, un bar, quindi anche il personale scelto accuratamente. Allora Francesco, prossimi appuntamenti, siamo partiti con i venerdì, siamo partiti con il sabato, cosa ci aspetta prossimamente? Allora, sabato prossimo, cioè 21 ottobre, ci sarà il live di Jenny Marignano e la musica di Luca Severino, come ogni sabato. Il 28 ritornerà Peppe Parlato, mentre tutti i venerdì, a partire da questa sera, ci saranno i venerdì Nom Party con la musica del mio amico Gigi Squillante. E stiamo progettando una domenica pomeriggio, abbiamo già iniziato con degli happy hour e dall'altra settimana inizieremo con un progetto particolare che sta molto a cuore ad Elvio Di Matteo, uno dei miei soci, ed è lui che si sta curando nei minimi particolari questo happy hour della domenica, con la partenza alle ore 18 ed un modo di, diciamo, di trascorrere la domenica pomeriggio diverso dal solito. Insomma, una programmazione veramente ricchissima, quella della fornace, e naturalmente poi la fornace è sempre aperta tutti i giorni, dalla colazione, insomma, dalla mattina fino alla sera. Certo. Poi il mercoledì c'è il latinoamericano, abbiamo iniziato la settimana scorsa con Agnese Di Biase, e ricordo anche che ci stiamo organizzando e stiamo programmando e progettando la serata di Halloween, dove ci sarà
Puccio Chiariello, la band di Puccio, e mentre come DJ set avremo Mark Killer e Luigi Tastone. Non ci facciamo mancare proprio nulla qui alla Fornace, Franci. Sicuramente tutto quello che tu ci hai detto lo ritroviamo sempre sui social, insomma, con tutte le info line. Possiamo trovarlo naturalmente sulla tua pagina, possiamo trovarlo sulla pagina della Fornace. Quindi tutto questo naturalmente verrà riaggiornato volta per volta per chi ha la memoria breve, per chi insomma vuole assicurarsi degli appuntamenti, delle date, degli orari. Noi siamo qui, la Fornace non manca mai. Perfetto, grazie. Hai detto tutto, grazie a te. Grazie.